Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua ragazzi per andare a vedere il primo set dei 250 milioni di download della celebrazione di Porunga. Finalmente, ecco qua, sono uscite tutte le sfere. Non le ho proprio fatte, proprio per tenermele per il video. Come ho detto, per tutte le altre sfere di Porunga faccio il video alla fine dell'intero set. Solamente per quel motivo che mi viene più... mi viene meglio la cosa, no? Fare un video con tutte le sfere e mostrare i desideri, almeno per il primo set. Comunque ragazzi, abbiamo qua il nuovo set delle sfere di Porunga. Andiamo a vedere come farle tutte, perché non le ho proprio prese. Partiamo dalla prima, che si tratta semplicemente di usare un training location. Eccoci qui, andiamo a trainare un PG, andiamo a prenderne uno qualsiasi, che tanto non importa alla fine dei conti. Ecco, tipo prendiamo questo a random, mettiamogli un training location, va bene anche questa ragazzi, e buttiamogli dentro la roba minore, così non mi interessa livellarlo realmente, quindi amen. Eccolo qua, livellato, perfetto. E ora mi dovrebbe dare anche la sfera del drago. Infatti eccola qua, prima sfera di Porunga, usare una training location. Seconda sfera di Porunga invece, bisogna andare al Baba Shop, andare in trade points e vendere un PG. Un qualsiasi PG va bene, basta, vendete un PG, dovete ottenere dei Baba Point. Quindi prendete un SR a random, eccolo qua, tipo SR giro, eccolo qua, ok, vendiamo. Ecco qua, 500 punti. Seconda sfera, eccola qua anche la seconda sfera, molto veloce. Passiamo alla prossima, che è un po' nascosta, neanche più di tanto, però un pochino nascosta. Andate al main screen, all'home screen del gioco e cliccate qua 5 volte. Eccola qua. Molto semplice, cliccare sullo switch fra story e quest, event e quest, switchare 5 volte ed ecco qua la terza sfera, molto veloce queste prime tre sfere. Prossima sfera, andiamo a fare una summon, friend, quindi prendiamo a random, va bene una singola, non importa niente. Se è singola o multi, basta solo farla, quindi eccolo qua, singola, randomica alla velocità della luce, facciamo e basta, il senso è quello più che altro. Perfetto, dai, spaccati, grazie mille, Yamu, chi se ne... Ecco qua, dovrebbe dare... Eccola qua, la quarta sfera del drago. Eccola qua, semplicemente friend summon, singola, multi, non cambia niente, dovete solo farla. Per fare la quinta sfera potete anche fare una cosa, se non l'avete ancora fatta. Potete semplicemente fare due sfere in un colpo solo, prendere e fare la quinta e la settima sfera in un colpo solo. La quinta si fa usando un senso in un qualsiasi evento, non importa quale sia, va bene qualsiasi evento. E in più potete usare Piccolo nel vostro team, il piccolo AGL che hanno dato oggi con il login, lo potete usare nel team e usare insieme al senso, così da prendere la quinta e la settima sfera assieme in un colpo solo. Iniziamo subito, ecco qua, start, prendete un team a random, non cambia. Se fate tipo ad esempio con la prima quest del gioco, no? È la cosa più facile che esista, prendete, andate dritti dritti e andate a completare questo evento. Unica cosa, per fortuna non ci sono le stop battle, più che altro, a fare questo metodo. È solo cliccare inutilmente, oppure fate un evento vero e proprio, dove dovete tipo farmare degli oggetti e robe così. Fatelo in quel modo, usate un senso in battaglia, usate piccolo e li prendete tutte e due in un colpo solo. Eccolo qua. Andiamo contro il boss. Prima cosa, usiamo un senso subito. Non importa che siamo full vita. Ecco qua, item, senso usato, perfetto, senso usato, quindi è sfera 5 stelle. Andiamo ora a sfasciare sto nemico inutile e prendiamo anche la settima sfera del drago, ecco qua, perfetto. Ammazzalo, credo, sì, perfetto, ammazzato in un colpo, perfetto, KO, finiamo la quest, ecco qua. Finiamo la quest, completiamola, clear, perfetto. E dovrebbe darci prima la quinta, poi la settima. Una delle due comunque ce la dà subito. Sfera numero 7, eccola qua. Add Piccolo to your team and clear a stage. Va bene qualsiasi stage, come potete vedere. E poi, quinta sfera del drago. Eccola qua, 5 star ball.
usate il senso bin durante una quest. Ci manca ora l'ultima sfera, che è la sesta, quella più rottura, diciamo, che è di usare una medaglia, una Awakening Medal del Grand Elder Guru. Il problema è trovare un PG che la usa. Ecco, ad esempio, ragazzi, potete fare in questo modo: prendete un PG fisico. Adesso prendo Trunks, faccio l'Awakening di una singola medaglia. Dovrebbe bastare, se no al massimo portatelo OR. Awaken, perfetto, eccolo qua. No, va bene anche questo se non volete sprecare medaglie. Eccolo qua. Sfera del drago di Purunga, 6 stelle presa. Usate una medaglia di Grand Elder Guru. Va bene, credo, anche le SR se le usano, quindi potete anche usare le SR. In questo caso ho usato il primo PG fisico che avevo, Trunkseno, la cosa più schifosa. Finalmente, ragazzi, andiamo anche ad aprire i desideri di Purunga. Andiamo subito a farlo. Sono un po' diversi dalle altre volte. Eccolo qua, grazie mille, compari Purunga. Intanto qua sopra di me troverete la lista dei desideri, così intanto che li dico, però avete anche tutti i desideri lì. Il primo sono 5 ticket della batch dei ticket attualmente dei 250 milioni, 5 ticket. Poi abbiamo come secondo Elder Kai colore, 3 per ogni colore. Poi abbiamo il terzo, ritornano le orb, 1300 small, 640 medium e 60 large per ogni colore. I want treasure come quarto desiderio, sono le treasure gem da usare nel Baba. Poi c'è I want to strengthen allies, che sono Awakening Medal. E abbiamo anche, oltre all'Awakening Medal, tutti gli item per trainare i PG. Infine, come ultimo desiderio, abbiamo I want to be filthy rich, che vi dà 7 statuette diamante di Mr. Satan e 10 SSR. Quindi quello è per gli zeni. Allora, intanto partiamo subito. Andiamo a prendere, direi di sicuro, I want to power up super attack. No, I want to activate hidden potential. Lo prendiamo di sicuro. Probabilmente anche potrebbe tornarmi comodo. Oddio, I want to strengthen allies una volta. Tanto questo è il primo set di 3 set, quindi alla fine lo potete fare 3 volte questa cosa. E come ultimo desiderio credo che ci possa stare I want to power up super attack. Alla fine dei conti un po' di Elder Kai mi potrebbero tornare comodo. Eccolo qua, yes, perfetto. Orb, Elder Kai e I want to strengthen allies, quindi medaglie e training item. Ecco qua, tutti gli Elder Kai colore, tutto. Ecco qua, perfetto. Now loading, ci metteremo 10 volte, ok? Ok, sono riuscito a prenderli tutti, mancano solo le orbe e alcune medaglie che non riuscirò mai a prendere. 500 medaglie di Bubbles che rimangono lì. Eccole lì, sono rimaste lì, perfetto. Detto questo, ragazzi, comunque questo era il primo set di Purunga completo. Ci rivediamo qua praticamente la prossima settimana con tutto il set completo anche di quello. Finalmente, comunque, il primo set è andato. Prossima settimana si parte con il secondo set, già da domani. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Se vi è stato utile, lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.